Salve a tutti, avidissimi ascoltatori. Se vi piace quest'opera e il modo in cui questo avido lettore la legge, beh, mettetemi un mi piace e iscrivetevi. Se volete supportare questo canale, potete fare una piccola donazione ai link in descrizione, tramite PayPal, Ko-fi, oppure abbonandovi al mio TP o al Patreon. Ma se siete molto ricchi, stile Bruce Wayne, potete anche fare un acquisto alla mia wishlist di Amazon. Grazie a tutti. Buon ascolto. Buongiorno, signor Morte. Scritto dall'Avido Alchimista. Letto e interpretato da L'Avido Alchimista. Con la collaborazione di Il Fantastomondico, Vir, la forza delle parole, la musifavolista, Lorenzo Pieri, il fantasma del web, Random Audiolibri e musicato da Zero Copyright Free Music. Correva l'anno 1946. Franz Grasser si trovava davanti al sanatorio Martensburn, a Graz, Quarazza in italiano. Era agitato. Le mani sudavano e si sentiva un leggero formicolio per tutto il corpo. Quel giorno sarebbe stato il primo giorno di lavoro come infermiere infiltrato dentro all'istituto psichiatrico. Franz era un giornalista. O meglio, un aspirante giornalista. Mosso dalle voci che giravano su quel luogo, aveva deciso di farsi assumere come infermiere per scrivere il pezzo che gli avrebbe garantito un nome nell'ambito giornalistico. Giravano voci orribili. I pazienti, i pazzi, venivano legati, nutriti di pane vecchio e castrati in maniera poco etica, senza nessun tipo di anestesia, dicono. Questo almeno era quello che dicevano alcuni testimoni. Per lo più parenti degli internati che erano riusciti a intravedere alcune di queste andando a trovare i loro cari. Beh, gli era sembrata una grande idea, qualche giorno prima, quella di aderire alla domanda di lavoro. Ma lo fece in maniera del tutto inconsapevole. Non avrebbe mai creduto di essere davvero assunto. Chi assumerebbe un ragazzo di 22 anni senza nessuna esperienza precedente? Beh, evidentemente il sanatorio faceva fatica a trovare figure professionali che avessero voglia di lavorare in un posto sul quale giravano leggende terrificanti. Si diceva che in quella struttura fossero rinchiusi sia soggetti estremamente violenti che malati mentali innocui, ma tormentati da demoni interiori che solo i sedativi pesanti e l'oppio potevano tenere a bada. C'erano anche ex soldati affetti da sindrome post-traumatica da stress, PTSD. Come biasimarli? La guerra era stata orribile per tutti, ma per alcuni la visione delle atrocità di guerra o la perdita di cari o parti del corpo avevano segnato la fine della loro sanità mentale. Dentro la struttura venivano rinchiuse anche persone nate con malformità estremamente invalidanti. Bambini abbandonati davanti alla porta dell'istituto a soli 2 giorni dalla nascita, gemelli siamesi, sordomuto ciechi, spastici di ogni sorta. Girava la voce che ogni 5 o 6 anni il circo dei freak passasse per di lì e andasse via da Bolzano con qualche fenomeno da baraccone in più. Del resto queste persone non avevano nessuno. Franz dubitava perfino che fossero registrate all'anagrafe. Ovviamente però l'istituto si era difeso dalle accuse e dai pettegolezzi che ormai erano arrivati ad essere forti sospetti anche da parte delle autorità competenti. I dirigenti della struttura avevano aperto le porte al pubblico e alle forze dell'ordine che avevano ispezionato a tempo debito ogni angolo dell'edificio. Almeno questo era quello che i giornali avevano riportato. Franz non voleva credere che le cose fossero davvero state fatte con criterio, né che le voci tanto dettagliate fossero solo frutto della soggezione e della malizia popolare. In tutti i casi, Franz sarebbe dovuto entrare e raccogliere informazioni che nessuno aveva voluto o potuto documentare fino a quel momento. Entrato nell'atrio principale, non trovò quello che si aspettava. C'era un buon odore, seppure vagamente chimico, un odore che dava un'idea di pulizia profonda. Diverse infermiere passavano dall'atrio facendogli un cenno con il capo o abbozzando un sorriso. Erano tutte molto spigliate e andavano a passo spedito. «Carine», constatò Franz. La loro divisa era sobria e le copriva completamente.
ma aveva un non so che di erotico. Anche gli uomini erano in divisa. Ce n'erano decisamente meno, a giudicare dal passaggio che il giornalista aveva potuto osservare in quei pochi secondi dal suo ingresso nella struttura. Herr Grasser. Una voce alle sue spalle lo chiamò facendolo sussultare. Aveva ancora una certa tensione addosso, ma l'essersi trovato davanti a un normalissimo atrio ospedaliero e non un girone infernale lo aveva fatto decisamente tornare con i piedi per terra. Sì, sono io. Benvenuto. Io sono Aurora Pickler, la caposala del reparto psichiatria. Sono molto contenta che si sia presentato in orario. Piacere di conoscerla. La puntualità è uno dei miei punti forti, signora. Ci fu un momento di silenzio e un sorriso ostentato da parte dell'infermiera che riprese a parlare di altro. Le hanno già fornito la divisa? Sì, ce l'ho qui nel borsone. Benissimo. La lavanderia è a carico dell'istituto. I capi puliti vengono distribuiti il giovedì durante il turno pomeridiano. Chiaro? Il tono della caposala si era vagamente indurito. Certo, signora Pisler. Molto bene. Si vada pure a vestire. Ci ritroviamo qui tra esattamente 10 minuti per il tour introduttivo. Le mostrerò il suo reparto, le sue mansioni ed alcuni dei nostri ospiti che in questo momento non stanno dormendo. Gli spogliatoi sono là, alla destra del bancone della reception. Il suo armadietto è il 233. Prego, tenga la chiave. Grazie, signora. Franz, col suo borsone e il suo bel completo verde scuro, si avviò verso la zona indicata dalla caposala. C'erano due porte, zona pulito e zona sporco. Immaginò di dover entrare nella prima e uscire dalla seconda e viceversa quando se ne fosse andato. Lo spogliatoio era profumato e in ordine. Nel suo armadietto c'erano un paio di divise di ricambio, degli zoccoli e 4 paia di guanti di cuoio. Si cambiò e imboccò la porta che attraversava il muro divisorio tra le due zone degli spogliatoi. Una volta entrato nell'area dello sporco, le sensazioni cambiarono. L'odore che gli inondò le narici era nauseabondo. Un puzzo di ferro e acido, l'afrore penetrante della carne, come si poteva odorare in una macelleria squallida. Gli era familiare. Era lo stesso che aveva annusato quando le sue zie avevano medicato le piaghe da decubito della nonna, allettata da molti anni. Il tanfo esalava dal bidone in ferro che conteneva le divise usate dagli operatori. Franz scosse il capo e tirò dritto verso la porta che dava sull'atrio. Una volta uscito, si trovò davanti la schiena grassoccia della caposala, che stava osservando l'affresco disegnato sulla cupola che sovrastava l'atrio. Oh, eccola finalmente. Franz era sicuro che fossero passati a malapena 5 minuti. Perché quel finalmente? Sì, mi scusi. Sono pronto ora. Mi segua, Herr Grasser. La signora partì spedita attraverso l'atrio. Il giornalista dovette allungare il passo per starle dietro. Come faceva ad andare così veloce con quelle gambe corte e grasse? Presero una porta doppia dalla parte opposta allo spogliatoio e imboccarono un lungo corridoio bianco con il pavimento in resina antiscivolo. Qui c'è la sala mensa. Illustrò in maniera sbrigativa la signora Pischer senza nemmeno guardare la porta che avevano appena superato alla sua destra. Franz diede un'occhiata rapida attraverso il vetro e notò diversi pazienti che mangiavano, alcuni imboccati dalle infermiere. Il giornalista dovette distogliere lo sguardo in fretta per tornare a marciare dietro la signora grassoccia. Ci verrà insegnato come alimentare in maniera corretta i pazienti che ne hanno bisogno. Per quello che riguarda la nostra alimentazione, non è prevista una vera pausa pranzo, ma puoi disporre di qualche minuto di pausa per mangiare un frutto o qualcosa di veloce. Qui invece si accede al reparto lungo degenza. Spiegò, giunta a una porta doppia che dava su un corridoio. Qui ci sono i pazienti allettati o anziani che hanno bisogno di ogni tipo di cura. Dall'alimentazione all'igiene quotidiana vanno aiutati. Chiaro? Certo, signora. Bene. Questo, tra l'altro, è il reparto per il quale è stato assunto. La porto comunque a fare un giro per la struttura in modo che possa conoscere il lavoro e valutare se... allo stomaco per un compito simile. Beh, signora... Aspetti a parlare. La prego,
Mi segua. Riprese a camminare con quel passo spedito lungo il corridoio principale. Qui a sinistra ci sono alcuni ospiti temporanei, persone che cercano un luogo di pace e tranquillità dopo aver subito operazioni importanti, anche asportazioni di arti. Oh, capisco. Franz sbirciò dal vetro e vide un altro corridoio tappezzato di porte. In quel frangente un'infermiera uscì da una stanza spingendo un lettino. Sopra era adagiato un uomo, o quanto ne restava, dal momento che il lenzuolo si afflosciava da sotto la sua vita. Fissava dritto a sé con gli occhi sbarrati. L'infermiera sorrideva e parlava, ma lui continuava a guardare il soffitto senza rispondere. «Venga con me, Herr Grasser. Le mostro il resto.» «Oh, sì, arrivo», disse Franz, distogliendo lo sguardo. La caposala continuava a camminare. «So che per lei è tutto nuovo, ma ci farà l'abitudine. In questa struttura c'è più amicizia e serenità di quello che una prima occhiata possa rivelare.» La signora guardò sopra la spalla e lanciò di sfuggita un sorriso molto dolce a Franz. «Questo è l'ultimo dei tre reparti», disse fermandosi davanti alla penultima porta a destra del lungo corridoio. «Qui ci sono alcuni pazienti che... beh... diciamo, hanno perso il senno in seguito ad un trauma o per colpa del troppo oppio o del bere. Sono persone tendenzialmente tranquille ed indipendenti, sa? Magari ora potremmo fare un giro. Le farei conoscere volentieri il signor...» L'ultima porta in fondo si aprì con tanta violenza che le ante sbatterono contro le pareti del corridoio. Una giovane infermiera ne uscì tenendosi un braccio. Quasi istantaneamente si girò per serrare le porte spalancate. La signora Pitcher, con una rapidità impressionante, scattò e riuscì a chiudere le ante prima ancora che lo facesse la ragazza. Ancora più rapidamente mise il blocco alla porta. Dal fondo del corridoio, oltre la porta, arrivava un urlo straziante di un uomo, che veniva tagliato di netto dalla chiusura dell'uscio. La signora si voltò verso la ragazza con gli occhi sbarrati, con un fare di rimprovero. La giovane infermiera guardò a terra, poi guardò Franz. E poi di nuovo a terra e filò via con passo svelto. «Signora Pitcher...» «Non faccia domande, Franz.» «Magari posso aiutarla?» «Non faccia domande, Franz.» Il suo tono aveva un'inclinazione decisamente imperativa. Il giornalista si zittì, seppure avrebbe voluto parlare. E come? La signora era visibilmente infuriata al suo interno. «Che genere di pazienti ci sono in quel reparto?» chiese Franz. Il suo spirito investigativo ormai si era attivato. Era sicuro di essere sulla pista giusta. Del resto c'è sempre un fondo di verità nelle voci che circolano su luoghi come quelli. La signora si ricompose e rispose con una ritrovata aria gentile. «Mi dispiace, Franz, ma lei non è ancora pronto per conoscere questo reparto. Diciamo che vogliamo essere sicuri che segua un percorso graduale prima di avere a che fare con i pazienti speciali.» «Capisco, signora. È sicura che la ragazza stia bene?» «Eva ha visto di peggio. Sappia che questi sono i rischi del mestiere, Herr Grasser. Rifletta bene se vuole essere di aiuto a persone, come dire, speciali. Dovrà mettere in conto di dover applicare metodi di cura e approcci speciali.» «Certo. Immaginavo che fosse così, signora Pitcher. Sono pronto per proseguire il tour.» Franz, ormai, aveva un tarlo nel cervello. La paura e l'angoscia che ha provato nelle mezz'ore precedenti venivano piano piano sostituite dall'eccitazione e da un senso di vago piacere nell'intuire che davvero c'era un qualcosa da raccontare. Non era lì per nulla. Doveva assolutamente trovare il modo di entrare in quel reparto e scattare qualche fotografia. Non sarebbe stato facile intrufolarsi con la macchina, ma forse dopo un mese, quando avrebbe cominciato a fare il turno di notte, avrebbe potuto farcela. Ora doveva stare buono al suo posto e guadagnarsi la fiducia della caposala e dei dottori. «Molto bene, Herr Grasser. Mi segua», disse la Pitcher con un ritrovato sorriso materno che scaldava il cuore. Il tour proseguì.
La caposala mostrò a Franz tutti i ripostigli e tutti i carrelli con le garze e le medicazioni. Gli fece vedere l'infermeria, dove erano tenute le medicine. La sala relax, dove ogni due ore si potevano fare 10 minuti di pausa e socializzare con i colleghi. Proprio lì, durante il giro conoscitivo, rivide Eva. Così si chiamava. Era incolume. Rideva e scherzava con una collega. Aveva solo una fasciatura alla mano, ma stava bene. Non sembrava neppure tener conto del fatto che pochi minuti prima stava scappando da qualcuno che voleva farle del male. Doveva essere davvero una cosa normale per loro. Franz puliva un corridoio sporco di urina. La sacca di un catetere si era rotta. Un paziente in preda agli spasmi se l'era strappata e aveva riversato il contenuto della sacca al suolo. Cominciava in quella maniera il suo lavoro al sanatorio Martinsburn. Erano passate ormai 3 settimane. Mentre passava dal corridoio principale per dirigersi alla sala mensa o in uno degli altri reparti in cui era richiesta la sua presenza, tendeva sempre l'orecchio e provava a passare sempre più vicino al reparto speciale. Ma nulla. Non aveva più sentito quella voce disumana. Le infermiere e gli infermieri entravano e uscivano di lì incolumi. L'unico tratto che contraddistingueva quella porta dalle altre era il fetore. Veniva fuori anche a porta chiusa lo stesso fetido odore che permeava la zona sporco dello spogliatoio. Era l'odore della putrefazione viva, che repelleva Franz, ma che allo stesso tempo ravvivava in lui la consapevolezza che qualcosa di cui scrivere c'era. C'era e come. Una settimana. Una settimana e avrebbe fatto il turno di notte. L'aspirante giornalista aveva preso confidenza con i diversi colleghi, in particolare con Eva. Era anche decisamente attratto da lei. La caposala non la si vedeva quasi mai. Passava di tanto in tanto, ma per lo più se ne stava in ufficio o assisteva alle operazioni più complesse. La si vedeva ogni tanto sfarfallare al seguito del primario Jules Gamper, un uomo calvo sulla cinquantina, dritto come un fuso. Sempre immacolato, il suo camice era bianco, purissimo. Era dinoccolato e aggraziato. Contrastava parecchio con la paffuta capo infermiera. Aveva provato ogni tanto a fare domande ad Eva sul reparto speciale, ma lei era sempre stata molto vaga, per non dire evasiva. «Ma non c'è un granché da dire», diceva. Oppure... «Ma sai, sono solo pazienti un po' più agitati». «Ma hai mangiato? Vuoi fare la metà della mia mela?» Franz non era uno stupido e sapeva quando mollare l'osso per poi riprovare in seguito a carpire qualche informazione in più. Stava iniziando a non essere più così impressionabile. In quelle 3 settimane aveva visto più feci, urina, pus e lacrime di quante ne avesse mai viste in tutto il resto della sua vita. Nel reparto di chirurgia trovava i casi che più lo provavano. Mutilati, persone mentalmente sane ma con lesioni al loro corpo così gravi da essere in parte morte anche nell'anima. Alcuni di loro erano come zombie. Ce n'era uno, Francesco. Con lui non poteva avere nulla a che fare. Un senso di vuoto lo attanagliava tutte le volte che doveva medicarlo. Era caduto da una scala. Era un pompiere. Si è ritrovato completamente paralizzato dal collo in giù il giorno prima del suo matrimonio. Erano sopravvissuti alla guerra, lui e la sua amata. Ovviamente il matrimonio è saltato. Tutto è saltato. Si ritrovava lì ormai da 2 anni, a guardare quel soffitto. La ragazza, raccontarono a Franz, lo venne a trovare per mesi. Ma lui guardava il soffitto e piangeva. Piangeva e guardava la trave in legno che correva lungo quel maledetto soffitto. Come a cercare di capire che vita facessero i tarli all'interno della trave. Sembrava quasi che invidiasse quegli insetti. La ragazza venne sempre meno spesso, finché un giorno, l'ultimo giorno che venne a trovare Francesco, lasciò sul comò il libro che gli leggeva sempre. Pinocchio, quasi a voler delegare il compito della lettura a qualcun altro, ad un prossimo che non sarebbe mai arrivato. Forse la speranza in questo caso era morta. Francesco
Dopotutto, non sarebbe più diventato un bambino vero. Al contrario, sempre più di legno diventava e invidiava i tarli così liberi di muoversi e mangiare. Franz evitava la sua stanza, la 47. Poteva pulire e lavare di tutto, ma non così tante lacrime. Una settimana più tardi era giunto il momento. La notte. Franz sapeva che non sarebbe stato facile, ma mentre i pazienti dormivano e i colleghi fossero stati impegnati a medicare qualcuno o fossero stati in pausa, lui si sarebbe intrufolato nel reparto speciale, scattato qualche foto e uscito. Ogni sera lo avrebbe fatto e avrebbe immagazzinato più informazioni e dati possibili. Solo 10 minuti ogni 2 ore. «Che fai, non vieni?» gli chiese Mario, un collega. «No, vai avanti tu. Vi raggiungo. Mi sono scordato il carrello aperto nella 67. Sono un po' assonnato a quest'ora, sai?» disse trattenendo uno sbadiglio e sorridendo. Mario fece una risatina e rispose: «Dai, corri, ti aspettiamo nella saletta.» «Vado.» Partì a passo spedito verso la lungodegenza, ma appena superata la porta del reparto, si nascose dietro a uno stipite per controllare che Mario se ne fosse andato. Era così. Il collega era sparito. Franz partì di passo spedito verso il carrello, parcheggiato a pochi passi da lui. Estrasse da sotto la tendina che copriva i medicamenti la sua grossa macchina fotografica. Poi scattò verso la porta del reparto speciale in fondo al corridoio. Ogni passo che faceva verso quell'ingresso appesantiva i battiti del suo cuore, che ormai battevano come un tamburo al centro del suo petto, fino alla gola, fino alle orecchie adesso. 2 passi ancora. La puzza si intensificava. Quell'odore. Aveva una mano sulla maniglia. Era unta. Con l'altra mano rimosse il blocco. Ormai aveva oltrepassato il punto di non ritorno. Spinse la porta doppia e immediatamente fu inondato da quell'odore ormai tanto familiare, ma era molto più intenso, intensificato di 10 volte. Si ritrovava ora a guardare un corridoio buio. Si chiuse la porta alle spalle e notò subito che l'aria era pesante, era come umidificata. Sentiva un carico di liquido importante aleggiare, come una nebbia fitta. Il corridoio aveva un minimo di illuminazione che era data dalle fievoli luci di emergenza al di fuori di ogni stanza. Erano una decina di luci in quel tratto di corridoio. Non riusciva a vedere però oltre la curva a gomito che prendeva il passaggio. C'era un silenzio quasi innaturale. Franz, ormai sudatissimo, si apprestò a guardare attraverso il vetro della prima stanza alla sua destra. La X15 era denominata in modo molto strano. Con il cuore che batteva, si allungò per guardare. Nulla. Non c'era nulla, eppure la luce all'interno era accesa. La serratura della porta da fuori era sul rosso, quindi bloccata, occupata. Stava per rassegnarsi e andare avanti, quando dall'altra parte della specola, proprio alla distanza dello spessore del vetro, una testa cominciò a salire molto lentamente. Capelli neri e unti si elevavano fino a mostrare una grigia fronte e poi 2 occhi vuoti, circondati da spesse occhiaie. La creatura secca e asciutta guardava Franz, o meglio, guardava attraverso di lui. Era cieca, probabilmente. Ecco perché la luce era accesa. Aveva le labbra così secche da ricordare un biscotto bruciato. Franz sollevò la fotocamera e scattò la prima foto. Il flash colpì in pieno il povero volto della creatura. E lei non reagì in alcun modo. Attaccò il volto al vetro, creando un alone di appannamento in procinto della bocca. Franz rabbrividì e si allontanò di scatto. Si spostò di lato. Non poté fare a meno di leggere la targhetta in ottone che diceva: Ines Gallego. Entrare solo dopo rilascio del gas.
Istintivamente portò una mano al cavallo dei pantaloni. Se l'era fatta sotto, almeno un pochino, qualche goccia. Prese coraggio e proseguì per il corridoio. Quel volto scarno ormai occupava la sua mente. Aveva paura, mentre gironzolava in quella semioscurità, di trovarsi quella donna o uomo alle spalle. Notò che gran parte delle stanze del corridoio erano davvero vuote. La luce all'interno era spenta. Più si spingeva verso la curva a gomito e più il fetore diventava insopportabile. Trattenne il fiato e girò all'angolo in fondo al corridoio. Una volta svoltato, notò subito che nell'aria, oltre alla nebbia di fetida umidità, vibrava qualcosa. Una nota. Vaga, una sorta di suono percettibile solo vagamente come una vibrazione al centro dello sterno. Prima delle camere, tutte illuminate, c'era una rastrelliera con appese diverse maschere antigas. Franz si apprestò a prenderne una. L'etichetta di stoffa attaccata alla maschera portava il nome Eva, scritto in cima. Indossò la maschera e finalmente poté respirare. Con quel dispositivo addosso, però, tutto risultava ancora più inquietante e ovattato. La sua visuale periferica era decisamente censurata ora e poteva vedere solo dritto a sé. Basta. Ora doveva muoversi. Fare un paio di foto e tornare in un secondo momento per approfondire. Non doveva fare tutto quella notte. Si allungò verso la prima stanza, Y01. Lesse la targhetta, chinandosi verso di essa. Alberto Lengo, diceva, e di nuovo. Entrare solo dopo il rilascio del gas. Il giornalista alzò lo sguardo e sbirciò all'interno. Rimase impietrito nel vedere un uomo al suolo, o meglio quello che doveva essere un uomo, completamente nudo, circondato e ricoperto da escrementi e tracce di cibo vecchio. Aveva gli snodi articolari rivolti verso l'alto. Sembrava un quadrupede. Era un quadrupede. Era di spalle rispetto alla porta e il suo volto sembrava più un muso lungo come quello di un formichiere. Era intento, sembrava, a leccarsi i genitali, come farebbe un cane, con la gamba alzata e una lunga lingua abrasiva che stirava la pelle dall'interno coscia al suo passaggio. Franz scosse la testa incredulo e in un momento di lucidità alzò la fotocamera e scattò. Appena la luce colpì quell'essere, lui si girò di scatto. Aveva un muso lungo, sembrava quello di un cavallo o appunto di un formichiere, ma con tratti umani. La sua mandibola, alla vista di Franz, si spalancò e iniziò a gridare, emise un suono vibrante e acuto che ricordava più il rumore del rombo di un motore che un'emissione vocale umana. Arrivò fortissimo a Franz nonostante il vetro insonorizzato. L'essere caricò la porta con una violenza inaudita, facendo vibrare i cardini. Stordito dall'urto, smise di urlare. Aspettò qualche secondo. Poi riprese la rincorsa e il suo rombare misto ad un muggito e si scagliò di nuovo contro la porta. Franz si ritrasse di scatto e scappò via. Istintivamente fece il primo scatto verso la porta principale. Il suo subconscio stava provando a metterlo in salvo. Poi, dopo un millesimo di secondo, cambiò direzione e scattò proseguendo verso quella macabra galleria di arte e piscio. Ormai tremava. Era completamente alienato. Ancora un paio di foto, ancora un paio di foto, un paio di foto. Si disse a bassa voce, come per farsi coraggio, ma il suono della sua stessa voce, che rimbombava per il corridoio insonorizzato, lo inquietò ancora di più. La maschera si appannava di continuo. Passò diverse stanze. Era pieno di persone malformi o semplicemente completamente perse nel loro mondo di orrenda realtà. Una cella aveva una luce al suo interno che sfarfallava. Un uomo completamente glabro e nudo stava al suo interno. Nudo per scelta, a quanto pare, dato che la sua divisa era appallottolata tra le sue mani. Teneva in mano questa palla di vestiti dal quale spuntava un muso secco e peloso.
non notò la presenza di Franz. O forse non volle farci caso. Questo scarno uomo dava continuamente dei bacini affettuosi su quel musetto. Il reporter si sporse di lato per provare a leggere la targhetta oltre l'appannamento del vetro della maschera antigas. La targhetta diceva: Marco Ferrari, ha il permesso di tenere il tasso impagliato. Non toccate il tasso. Se causa problemi, usare il gas. Poveretto, pensò Franz. Questa gente era terrificante e terrificata. Niente di umano poteva averli ridotti così. Più restava lì dentro e più la sua fede in Dio vacillava. Come poteva nostro Signore permettere tutta questa sofferenza e questo orrore? Foto di repertorio. Prossimo. Ormai i minuti erano passati, a breve lo sarebbero venuti a cercare, indubbiamente. Ormai era in ballo e gli sarebbe convenuto continuare a ballare. La situazione gli era sfuggita di mano. L'idea ora era di raccogliere quanti più dati possibili, scappare via da lì e non fare più ritorno in quel posto dimenticato da Dio. Eva. Lei sapeva di tutto questo e comunque riusciva a mangiare le mele e sorridere alle battute. Riusciva a dormire la notte. Terrorizzato e frettoloso, procedette. Fece la foto ad un uomo terrorizzato in un angolo, che nonostante il vetro insonorizzato lo si sentiva strillare ripetutamente: No, no! No, nonna! No, nonna, vattene! Vai via! Vai via! 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 Foto di repertorio. Ultima cella. In fondo al corridoio secondario c'era la cella maestra. Aveva una doppia porta. Porta, anticamera, porta. Il soggetto al suo interno doveva essere molto pericoloso. La targhetta diceva: Signor Morte, applicare sempre la prassi, mai un solo operatore. Utilizzare i tappi per le orecchie mandatoriamente. Franz vedeva una figura nell'ombra, attraverso il vetro della maschera antigas appannato, il primo vetro e il secondo. Si nascondeva come per gioco dietro alla porta, metà del volto oltre il limitare del vetro della cella, l'altra metà e il corpo erano nascosti. Aveva una folta testa di capelli ricci, sparati. Sembravano quasi elettrizzati. Una voce in lontananza lo chiamò dall'inizio del corridoio. Erano venuti a cercarlo. Era ovvio. Ormai erano passati più di 25 minuti da che si era assentato. Franz, amico, dove sei? È pericoloso qua giù. Urlò in lontananza una seconda voce. Questo era Mario. Ne era certo. Doveva nascondersi. Avrebbe raccontato che era scappato a casa per un attacco di nausea se non lo avessero trovato. Non dovevano trovarlo. Istintivamente si portò la mano in tasca. La chiave passepartout che aveva rubato alla Peacher, la stessa che aveva usato per aprire la porta del reparto. Aprì la prima cella. L'uomo oltre il vetro sorrideva sempre di più, i suoi denti erano luminescenti al buio e più li mostrava e più il resto del suo corpo si scuriva per contrasto. Ehi! Dai, vieni fuori, Franz! Fece scattare la serratura e si fiondò all'interno. Ma prima di chiudere la porta, fece un passo indietro e raccolse un paio di tappi per le orecchie che erano appoggiati sul ripiano di una rastrelliera a lato della cella del signor Morte. Li indossò per precauzione ed entrò nell'anticamera che divideva il corridoio da quel demoniaco internato. Franz si accovacciò sotto la specola della porta in posizione fetale, intento a non farsi scoprire. Le voci erano ormai vicine e parlavano tra loro. Qui non c'è. È possibile che se ne sia andato a casa? E perché mai, scusa? Magari è stato poco bene. Ne dubito, Agnese. Comunque, qui non c'è. Forse il bastardo lavora per qualche giornalaccio. Non so, Mario. Per me è un bravo ragazzo. Probabilmente è soltanto... Il volume del dialogo andò a calare fino a rasentare lo zero mentre la coppia si allontanava.
Franz avrebbe tirato un sospiro di sollievo, ma c'era davvero poco da sentirsi sollevati con quell'uomo che lo guardava fisso, ora con tutti e due gli occhi nei suoi. Il sorriso stampato, la pelle scura, grigia. L'essere iniziò a parlare senza distogliere lo sguardo dal suo. Franz non sentiva niente. Provava a leggere il labiale, ma non si capiva che lingua stesse parlando. Andò avanti per qualche secondo e poi ostentò una faccia triste, come farebbe un mimo. Franz era pietrificato, ma allo stesso tempo si sentiva incuriosito. Il signor Morte continuava a fare faccette sul suo viso scuro, ora felice, ora arrabbiato, ora triste, ora disperato, e parlava. Franz non capiva cosa dicesse dal labiale, ma parlava di continuo. Ora era completamente disperato. Si morse il labbro inferiore, dapprima in maniera delicata, mentre con le sopracciglia gli occhi esprimevano tristezza. Poi morse sempre di più, fino a far sanguinare la mucosa, sempre di più, e strinse, e strinse. Le lacrime gli sgorgavano copiose ai lati degli occhi, quegli orrendi e bellissimi occhi neri, profondi. Si notò uno scatto di chiusura della mandibola. Era arrivato a trapassarsi il labbro. Ora il sangue sgorgava come una fontana di cioccolato dal punto in cui incisivi superiori e inferiori si toccavano, inondando il mento e il collo. Il signor Morte iniziò a singhiozzare. Dapprima dal pianto e poi dal riso, iniziò a ridere di gusto con la bocca ancora chiusa, la mandibola probabilmente incastrata. Si sbloccò con uno scatto e il signor Morte continuò a parlare con molta enfasi. Franz non ne poteva più. Doveva andare via, doveva scappare. Ma un qualcosa in lui voleva sentire. Cosa gli stava dicendo quell'uomo? Quell'entità dalle sembianze umane. Sollevò la macchina fotografica e istintivamente scattò una foto. Quando la luce del flash investì l'internato, questi si bloccò, paralizzato, con la bocca aperta, gli occhi incrociati e le mani ferme, intente a gesticolare. Non si muoveva più. Il vetro davanti al suo naso non si appannava nemmeno. Non stava più nemmeno respirando. Franz si alzò in piedi. I crampi all'intestino dato dalla tensione. Cautamente si avvicinò alla specola fino ad avere 2 centimetri di vetro a separare il proprio naso da quello del signor Morte. Era molto triste. Il mondo doveva sapere come poteva diventare un uomo se privato della dignità, del sonno, dell'igiene. Era morto in piedi. Franz, sconvolto, si rimosse i tappi per le orecchie. A che sarebbero dovuti servire, dopo tutto? Cosa potevano fare gli uomini agli altri uomini? La guerra. E quando la guerra è finita, in segreto e nelle profondità delle buie celle, degli oscuri corridoi, degli istituti, avveniva questo. Se solo... Il mostro si riattivò, urlando queste parole che passavano chiaramente oltre la cella insonorizzata. Gli occhi di Franz si ribaltarono e un getto di vomito incontrollato partì contro il vetro. L'essere lo aveva ormai sotto il suo controllo. Franz stava soffrendo mortalmente, come se la sua anima, semmai ne avesse avuta una, stesse venendo strizzata come una spugna. Lo stava contorcendo, quel mostro. Ci stava giocando. Le interiora di Franz pompavano come ritmicamente gonfiate e sgonfiate di aria da un mantice. Il giornalista emise un urlo mostruoso che veniva dalle profondità dell'inferno. Vampate di calore, alternate a brividi di freddo, come la peggiore delle malattie fulminanti, si impossessarono del ragazzo. Davanti a sé tutto si faceva nero. Un'aura oscura andava a stringersi dalla periferia della sua vista fino al centro. Ora c'erano solo gli occhi della morte alla sua attenzione.
Due orribili buchi neri che risucchiavano qualunque cosa fosse minimamente animato da energia. Tutte queste cose avvenivano nello stesso istante all'interno di Franz. «Buongiorno, signor Morte», si sentì sussurrare all'orecchio. L'uomo all'interno della cella cadde a terra e scomparve dalla visuale della specola. «Presto! Il gas! Premi il fungo, per l'amor di Dio!» Era la voce di Eva che urlava e qualcun altro, probabilmente Mario. «È incastrato! Ci sto provando!» Uno scatto secco e la camera e l'anticamera vennero inondate di gas. Franz ora stava soffocando e perdeva lentamente conoscenza, così come il signor Morte. Tutto si fece nero. La signora Pitcher stava percorrendo a grandi passi l'oscuro e puzzolente corridoio del reparto speciale, preceduta dal dottor Yul Gamper. I due ignoravano le urla strazianti e le suppliche che permeavano l'aria come se fossero state semplici cinguettii di uccelli in un giardino fiorito. Si fermarono di fronte all'ultima cella. Y00, signor Morte. «È stato uno spiacevole incidente, Herr Gamper. Davvero uno spiacevole incidente», disse la signora Pitcher con voce ovattata dalla maschera antigas. «Non sarebbe dovuto entrare, non prima di essere sicuri». Aveva un'aria grave e solenne. «Beh», disse il dottore alzando le spalle. «Doveva succedere prima o poi, non ci si può aspettare di tenere un'entità del genere sotto chiave senza che ogni tanto riesca a nutrirsi». «Herr Franz era promettente». Franz, o quello che restava di lui, osservava parlare attraverso i due vetri delle porte e sorrideva. Sogghignava come un bastardo e parlava tra sé e sé e li guardava. «Chissà che dice». «Beh, signora Pitcher, non ci è dato saperlo, ma potrebbe essere la stessa frase che si dice e ripeta da secoli». Franz ringhiava nella cella buia e sporca. Una creatura era con lui nella cella. Nel buio, accovacciata accanto a lui, collegata da un tubo come una trachea che si infilava direttamente nell'ombelico del ragazzo. «Buongiorno, signor Morte. Buongiorno, signor Morte», ringhiava. «Buongiorno, signor Morte. Buongiorno, signor Morte. Buongiorno, signor Morte». Iniziò ad urlare e a mordersi l'interno della guancia. «Il gas, signora Pitcher, il gas.